Eugenio, buongiorno. Buongiorno Giacomo, sì, non è un titolo, Che infatti quando segni? hai detto Ericsson non mi ricordavo più cos'era, stavo cercando nel sito delle Olimpiadi se faceva lo short track, lo sci di Ah, beh, fondo, il salto da certo. trampolino. Sai che io adesso voi non mi vedete però, cioè mi vedete davanti, ma io davanti a me ho il mio schermo e a 3 metri ho il TV e sto seguendo la staffetta dello sci di fondo, perché per me le Olimpiadi sono sacre. Quindi al di là di questa cosa, no, non è un titolo che seguo, penso che li hanno presi con le mani nella marmellata, Ah, sì. e se comunque è un titolo che dei buoni fondamentali, credo che recupererà molto in fretta, non credo che ci saranno grosse negatività, ma è un'idea, mi sembra veramente una cosa abbastanza di poco conto. Poi i mercati reagiscono in maniera molto rapida e anche eccessiva. Ricordiamoci che alle volte questi rapidi movimenti a ribasso partono dal fatto che alcuni gestori alleggeriscono il rischio perché c'è una news negativa. Dopodiché ci sono magari altri degli hedge fund che invece vedono che il trend incomincia ad accelerare in una direzione, oppure usano dei sistemi automatizzati, e sotto certi livelli e oltre certi volumi di vendita incominciano anche loro ad andare short, e questo amplifica i movimenti short. Per quello, e questo succede soprattutto sui short, meno sui long e più sui short. Succede anche sulle criptovalute succedono questi fenomeni. Se approfittano dell'inerzia, ecco, ci sono gli hedge fund che approfittano, è il loro mestiere, non è È il loro approfittano. mestiere, certo. Ieri Quindi hai versato lacrime, a questo punto io la domanda te la faccio, insomma, finché ci sono, hai versato lacrime per Sofia Goggia? no, mi sono alzato alle 4 per vedere la discesa. No, lacrime no, sono contento anche. Tra l'altro, c'è da dire che molti si sono dimenticati di far presente che se nei primi 10 ci sono 4 italiane, bisogna dargli la medaglia d'oro, non d'argento, agli skimen. Perché evidentemente avevano degli sci eccezionali, tutte, perché sono andate tutte bene. E quindi bravo, bravi tecnici, bravi le atlete che hanno fatto tutte un'ottima performance, perché seconda, terza, quinta e ottava, se non ricordo male, quindi Esatto, eccezionale. sì. A un Eccezionale. certo punto no, c'erano tutte e tre sul podio, insomma, quando Sì, mancavano ancora sì, beh. 5 o 6 avversari, insomma, che poi hanno cambiato un po' la classifica. Secondo me, ma anche Mattarella lì, che sembra uno che non si emoziona mai, forse anche Mattarella ha avuto un attimo di emozione lì, forse, vedendo le prime, seconde e Allora, oggi, caro Eugenio, questa sera ci sono i minuti della Fed e terze. che potrebbero darci qualche informazione in più. L'inflazione, intanto, quantomeno nel Regno Unito, che ha già iniziato nelle ultime due riunioni della Bank of England, già due rialzi dei tassi, l'inflazione però sale ancora. 5,5% rispetto al 5,4% atteso e al 5,4% precedente. Quindi, insomma, non che avessimo bisogno di saperlo adesso, ma evidentemente il rialzo dei tassi non innesca un immediato, No, non è necessario. no, l'equazione non è oggi alzi i tassi e domani subito l'inflazione scende. No, tra l'altro vedo il retail price index che è addirittura 7,8% contro un 7,5%. Aggiungo la C e Quindi è solo la Lagarde che non si accorge che l'inflazione sale. Vabbè, tanto la Gran Bretagna non è più europea. La Cina invece ha fatto dei prezzi alla produzione 9,1%, 9-1. 9,1 contro 10,3%, quindi va bene, era 10,3% e si aspettavano peggio, cioè si aspettavano 10,3%. E quindi l'inflazione c'è. Governarla in qualche modo è un dovere delle banche centrali. Allora mi prendo la libertà di leggervi le parole abbastanza sconcertanti, virgolettate dall'ANSA di 2 giorni fa, della Lagarde, che dice, ve le leggo: la politica monetaria non può riempire i gasdotti, velocizzare le file dei container nei porti o formare nuovi autisti per guidare gli autotreni. Ma siamo ben consapevoli che molti cittadini di tutto il continente sono preoccupati per il rialzo del costo della vita. Trovo veramente delle cose che potrebbe dire un giornalista economico per fare un po' di
di Cacciara potrebbe dire cose così, ma da una presidente della Banca Centrale, che è un modo di dire: ah, noi non c'entriamo niente, non è colpa nostra, no, no, assolutamente, tutta la liquidità che abbiamo immesso non ha che a vedere con l'inflazione e non possiamo farci niente. Cioè, la Banca Centrale inglese sono degli idioti che aumentano i tassi, la Banca Centrale americana che lo farà sono degli idioti. Invece noi siamo più furbi della Banca Centrale Europea, non facciamo niente, tanto è tutto sotto controllo. Trovo veramente di una pochezza. La Lagarde non verrà dimissionata, perché ovviamente non potranno dire che ti sfiduciamo e ti dimetti e ti cacciamo via, ma veramente io l'ho già detto altre volte in questa trasmissione, io ipotizzo che la Lagarde di colpo dirà: o ha una malattia e dovrà dimettersi, oppure è il governo francese ha bisogno di me, devo andare al Ministero dell'Economia, e si dimette e se ne va via, ma di fatto viene sfiduciata dal suo board. Perché veramente queste cose sono gravissime. Il principale compito della Banca Centrale Europea è il governo dell'inflazione. E dire queste cose qua, che sono virgolettate, sono di una pochezza estrema. Posso cogliere il tuo assist? Cosa? Colgo il tuo assist sull'ipotesi, probabilmente adesso è fantapolitica, che Lagarde passa, diciamo, dalla parte di Macron. Però questo che sto mostrando, regia, è il foglio di ieri, il quotidiano Il Foglio. Se vedi la sesta colonna, perché è un quotidiano su sei colonne, variante Christine, tutto sul rumor del momento. La Lagarde, neanche ministro dell'economia, premier di Macron, il piano gollista e il futuro della Banca Centrale Europea. Se ne parla, comincia, sì, se ne parla sempre di più. Ma è un modo per mandarla via senza dire è stata defenestrata. Cioè è il classico ti promuovo per mandarti via. Cioè, ecco. Sì, beh, insomma, ti promuovo tra virgolette per mandarti via. Però, come quando Mentana fu fatto direttore editoriale del TG5 e quindi fu rimosso come direttore delle news, e poi dopodiché ci fu l'allontanamento definitivo. No, ma rischia veramente questo. Il board è sicuramente spaccato, ma non perché non sia capace la Lagarde, ma perché sta dimostrando un'inerzia. Cioè non fa niente e dice delle cose come quelle che sono impronunciabili da un banchiere centrale, perché veramente dice che se ne lava, quelle, ripeto, sono frasi virgolettate, vuol dire che se ne lava le mani. Cioè, non è possibile, il tuo compito principale è il governo dell'inflazione, cioè il primo mandato della Banca Centrale Europea è governare l'inflazione, e tu te ne stai lavando le mani, ma è una cosa veramente clamorosa. Ma credo anche che lo stesso Trichet, credo che sia ancora in vita il buon Trichet, l'ingegnere Trichet, sì, era ingegnere minerario, se non ricordo male, e credo che anche lui sia abbastanza sbigottito, come altri banchieri centrali prima della Lagarde, a queste dichiarazioni. Le trovo gravi, veramente gravi. Avrà lanciato il pappagallo contro il televisore quando l'ha visto il... Vabbè, battutacce a parte. Torniamo sull'attualità, perché è appena stato pubblicato il dato della produzione industriale in Eurozona. Lo commentiamo assieme, proprio live, Eugenio. Su base annuale in Eurozona 1,6%, più 1,6% nel mese di dicembre. È un aumento sicuramente positivo, perché l'attesa era meno 0,5%, era una contrazione, e si arrivava dalla contrazione dell'1,4% nel mese di novembre. Quindi sicuramente su base annuale il dato è positivo. Adesso ve lo mostro anche graficamente, siamo su tradingeconomics.it, è il miglior dato delle ultime tre rilevazioni da ottobre, questo su base annuale, mentre su base mensile c'è un bel più 1,2%, anche qui superiore sia alle attese, più 0,3%, inferiore al più 2,4% precedente. Comunque sì, insomma, sono dati sicuramente confortanti. Eugenio, brevemente. Sì, allora, qui ci sono due fattori da considerare. Il primo, sì, fattore è che se la produzione industriale cresce, vuol dire che l'economia va bene, e se l'economia va bene, che non arriva un po' di inflazione? Cioè, scusate, se ci sono problemi sui microchip delle auto e quindi ti consegno meno auto, cosa faccio per calmare la domanda? Aumento i prezzi, perché non riesco a consegnare le auto, no? Oppure, se ho una domanda superiore all'offerta, che è la stessa cosa che ho detto prima, lo sto dicendo in maniera diversa,
Se la domanda è superiore all'offerta, aumenta i prezzi. Aumenti i prezzi. E questo come si chiama? Inflazione. Bisogna spiegarglielo alla Lagarde che non l'ha capito, eh? Questa è la BC dell'economia. Si chiama inflazione. Aggiungo, attenzione, che purtroppo si sa già che ci sarà rallentamento, perché purtroppo ci sono un tot di aziende che hanno aumentato, cioè hanno ridotto la produzione. Hanno, per esempio, sono passati a fare manutenzione degli impianti. Ma non solo in Italia, ma anche in Germania e in altre nazioni, cioè hanno cercato di ridurre i costi energetici che sono stati elevati a novembre, elevati a dicembre, non parliamo a gennaio, eppure febbraio ci saranno dolori. E quindi purtroppo ci sarà un rallentamento. Però noi commentiamo questo dato, benissimo, benissimo, è un'economia in forte recupero. Ripeto, ci sarà però sui prossimi, i prossimi 2 mesi saranno di un'economia, di una crescita, ci sarà sempre crescita, ma è rallentamento per le motivazioni che sappiamo. Speriamo che in questo rallentamento non ci sia anche la questione ucraina. Io credo di no, prego, anzi soprattutto che non sia anche questo, e che quindi là si vada verso una soluzione diplomatica, ma tolta la variabile ucraina, comunque le difficoltà di approvvigionamento, non solo energetiche, ma in generale anche di altre materie prime, e i forti rialzi delle materie prime potrebbero rallentare un po' la crescita in Europa e anche in altre parti del mondo. Ah, aggiungo, ah, importante, così comincio a farvi vedere qualche grafico, perché vedere me non è il massimo, è meglio vedere i grafici. Altra cosa importante che noi ci dimentichiamo, che abbiamo un CRB index, al di là del petrolio, ovviamente il petrolio incide molto, Sì. forse questo non è aggiornato, è aggiornato all'altro ieri, ma comunque è sempre su valori elevati, cioè c'è un CRB index che continua a sparare verso l'alto. Riusciamo a mettere a pieno Eugenio così insomma capiamo il cartigrafico. Eccoci qua, perfetto. Eccolo qua, questo è il grafico, beh ieri è corretto, ma guardate che fucilata, era a 200, a 220, è arrivato a 265, cioè fa più 20%, fa più 20% in 2 mesi, poco più di 2 mesi. Aggiungo che questo è avvenuto non con un dollar index in discesa, perché questa è la cosa grave per l'Europa e che bisogna sempre spiegarglielo alla signora Lagarde, scusate se infierisco, ma tanto ha uno stipendio e una pensione tale e un prestigio tale rispetto a me che posso inferire nei confronti della Lagarde. Questo è avvenuto con un dollar index che non è sceso, è stato laterale a dicembre, poi è sceso, poi è salito, poi è ridisceso e adesso risale. Cioè con un dollar index è sempre forte. E questa è una doppia inflazione che paga l'Europa. Questi sono problemi che vanno affrontati. Cioè il fatto che l'approvvigionamento per le materie prime è a costi elevati. A costi elevati e con un euro che con un euro non aiuta. Poi è facile dire, ah, ma con l'euro debole esportiamo più facilmente. Eh sì, ma prima devi produrre, eh. Prima devi produrre, e se tu hai dei costi di materie prime e di energia elevati, cavolo, ti costa sempre di più produrre. E quindi devi aumentare i prezzi anche i prezzi intermedi e i prezzi al cliente finale, insomma. Quindi questo è un problema, è una, la, la questione, è un altro modo di vedere quello che vi ho detto prima, che probabilmente il dato di gennaio e probabilmente anche di febbraio porterà a un rallentamento della crescita. Allora, a proposito di crescita, dato Istat più 4,1% registrazioni imprese nel quarto trimestre, rallentano i fallimenti meno 18,6%. Però, invece collegandomi al discorso che Eugenio ha fatto sulle materie prime, prima avevo parlato di Prysmian che mette la freccia e sorpassa Interpump a Piazza Affari come titolo più comprato. Attenzione, perché c'è un altro sorpasso, la stiamo trasformando quasi in una gara
di Formula 1, però è anche un modo per rendere più avvincente il racconto. Saipem più 3,58%, adesso il titolo più comprato è proprio Saipem, di cui abbiamo parlato a lungo, insomma, del calo dell'Island in cui si trova ancora dopo il super gap down, insomma, i conti che non hanno in qualche modo convinto il mercato. Adesso graficamente cambia poco, però è una impennata che si è registrato proprio negli ultimi istanti, se vogliamo più o meno dalle 10, insomma nell'ultima mezz'ora c'è una bella impennata verso l'alto che lo riporta in area 1,18,65, quantomeno adesso l'obiettivo potrebbe essere raggiungere 1,19,45, forse è la spinta più alta da diverso tempo a questa parte che osserviamo appunto su Saipem. Questo invece è un grafico orario che ci fa vedere i minimi a 1,11 e anche insomma il punto in cui ha provato quel timido rimbalzo, adesso si trova a testare 1,18,8 sostanzialmente, che è il massimo dell'11 febbraio scorso. Questo insomma per dare anche un aggiornamento su quello che accade a Piazza Affari tra i titoli migliori e peggiori. Piazza Affari che peraltro è in territorio negativo nuovamente, meno 0,1%, come Londra meno 0,2%. Eugenio, io volevo farti un'altra domanda, a meno che tu non voglia commentare brevemente questo, diciamo, il dato, sì, su Saipem e su Milano. Sì, su Saipem, se si può vedere il mio schermo, il grafico, cioè non c'è, sì, niente, sottolineo niente, che ci dica che Saipem ha raggiunto il fondo. Parliamo di un titolo che fa un aumento di capitale, quindi se volete rischiare, però attenzione che appena esce la notizia dell'aumento di capitale, questo titolo sprofonda molto probabilmente, perché questo sarà, io tecnicamente parlando, sto parlando di analisi tecnica pura, solo sopra 1,5, cioè se mi incomincia ad andare a coprire il gap, allora ci credo che allora è un titolo veramente acquistato. Ma sul fatto che oggi, e forse anche ieri qualcosina, venga acquistato, per me è un titolo non rischioso, di più, è quasi rischioso come Montepacchi. Non come Montepacchi, anzi, poi due parole su Montepaschi, Pacchi, scusate, le dico, ma sui titoli bancari sarebbe interessante. Per me è stravischioso ancora, cioè, o fa intraday, ecco, se uno lo fa intraday, bene, non ho niente da dire, perfetto. Ma multiday è ancora un titolo che è disperatamente negativo, ma disperatamente. Certo, notiamo che i volumi da questa discesa, questa, cioè quella del 31 gennaio, rimangono sopra la media, lo vedete, no? I volumi rimangono sopra la media, quella precedente. Quindi che ci sia qualcuno che accumula può darsi, ma se un conto se lo fai come gestore e hai delle politiche o hai delle mire su Saipem, un conto se lo fai come investitore, come trader. Se sei un investitore sei folle a investire su Saipem, come investitore sei folle proprio. Come trader, io direi, se fai multiday rischi tantissimo, solo intraday Saipem, non farei altro. Mi ha incuriosito, e allora sentiamo la riflessione che volevi, insomma, mettere sul tavolo sul fronte dei bancari. Oggi tutti in rosso, Unicredit meno 2,03, anche Banco BPM, si è parlato di questo rischio, di questa OPA già nel weekend da parte di Unicredit su Banco BPM che non c'è stata, non ancora, forse. Banco BPM meno 1,24%, si parla, peraltro, insomma, l'altra notizia di oggi è che comunque si va per il via libera di BPerBank. Entro marzo dovrebbe arrivare il piano strategico per insomma il nuovo terzo polo, secondo polo, BPerBank a Carige e Pop Sondrio, con Montepaschi che è sempre lì, diciamo, nel radar. Oggi meno 3,27%, ma insomma su Montepaschi sappiamo anche delle ultime notizie di questa mattina e di ieri sera, insomma, si parla del necessario anche qui aumento di capitale. Ma Eugenio, mi sembrava di capire che fosse caldo su questo tema. No, sono caldo sul settore bancario, perché al di là della discesa di oggi, guardate il trend e guardate la linea verde sotto, scusatemi, la linea verde è la forza relativa rispetto al FTSE MIB. Questo è l'indice bancario? No, questo è Montepaschi. Ah, è Montepaschi, scusami. E sotto invece abbiamo il trend, cioè la forza relativa rispetto al FTSE MIB. È in salita. Io quando vedo questa cosa ho sempre paura.
perché dico, come è possibile che Montepaschi sia più forte da 48 giorni? Però detto questo, che la questione bancaria, cioè in questo momento il bancario è lo, al di là di Montepaschi, che rischio ci sono, è long su tutti i fronti. Andate, guardate Banca Ifis, cioè guardate che roba, guardate che avete Emiliano, e sto parlando del Midex, eh? Cioè guardate, oggi scende, guardate che forza, cioè il settore bancario è in grande cioè popolare di sondo, ma sappiamo le manovre, cioè è tutto forte, quindi qui si possono trovare delle buone opportunità, tolto Montepaschi e tolto i titoli dove ci sono possibili aumenti di capitale, però è chiaro che ci sono potenziali fusioni, accorpamenti e così via. Banca Ifis hai citato, 1 più 1,76%, sì. Ifis da quei 18,40 ha preso l'impennata, adesso è quasi a 22, questo anche grazie ai conti che sono stati ben accolti, molto ben accolti dal mercato, non si parla quantomeno per il momento di fusioni che la riguardano, però poi mai dire mai. Sì, sì, no, ma cioè, guardate, credo che sia su massimi assoluti. Sì, no, sì. No, perdonatemi, no, no. Sui massimi dopo post-Covid, abbondantemente, non assoluti, ma Banca Ifis. Però ecco, un titolo molto comprato. Poi Intesa San Paolo, Unicredit, non ne parliamo, che sono dei titoli che mi piacciono moltissimo, soprattutto Intesa San Paolo, perché danno gli ottimi dividendi e quindi saranno tenuti dai gestori, se li tengono stretti. Son titoli che se li tengono stretti in ottica dividendi. Intesa San Paolo, guardate che trend rialzista, guardate anche la forza relativa. Lasciate perdere la fase finale che non c'entra, ma è da inizio gennaio che è una forza relativa superiore al FTSE MIB. Non ne parliamo di Unicredit, cioè quest'anno per me è un grande anno per il settore finanziario e bancario, europeo e italiano in particolare. Ci sono tantissime motivazioni per cui sono la maggioranza del settore è long, perché arrivano i soldi, ancora soldi dell'Europa, perché stanno aumentando i tassi e quindi guadagnano di più, perché aumentano anche quindi i rendimenti obbligazionari e loro ne hanno in pancia parecchi, quindi parlo poi delle nuove che prenderanno e del fatto che, questo è importante, segnatevela sta cosa, guardate che per il 2022 ancora, non so se per tutto il 2022, credo di sì, è buona parte delle sofferenze e delle garanzie sulle sofferenze le mette lo Stato, eh? E quindi loro avranno degli ottimi bilanci come hanno avuto nel 2021, è perché non devono mostrare tutte le sofferenze, ma sono una piccola parte. Ecco perché ci sono accorpamenti, perché dal 2023 le sofferenze devono venire fuori e quindi è meglio essere grossi con le spalle larghe, allora le puoi gestire bene le sofferenze. Però guardate che nel 2023 senza questi aiuti di abbellimento del bilancio, 2023 non sarà così semplice, quindi o ci sarà un forte recupero, un grande recupero, crescita dell'economia, e se no ci saranno banche che vanno in difficoltà con le sofferenze, senza più le garanzie dello Stato. Quindi quest'anno è un ottimo anno per i bancari. Attenzione, perdonami se mi sono sovrapposto Eugenio, in realtà adesso dobbiamo salutarci perché diciamo che si è fatta una certa, nel senso che il tempo a disposizione è scaduto, ma notizia di 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, la NATO afferma che la Russia stia aumentando il numero delle truppe al confine ucraino e chiede colloqui. Quindi cosa succede? La NATO dice: voi state aumentando il numero delle truppe al confine ucraino, e lo dice il giorno dopo in cui Mosca aveva affermato che aveva iniziato a ritirare alcune delle sue unità militari. Il capo della NATO Jens Stoltenberg proprio poco fa ha detto: sembra che la Russia continui il suo, diciamo, accumulo militare, e ricordiamo che a questo punto chiedono ulteriori colloqui. Che cosa succede al mercato? Scende in versione totale, Milano meno 0,4, DAX meno 0,2, CAC/RA meno 0,14, Londra meno 0,4, telegrafico Eugenio, perché dobbiamo salutarci. Telegrafico, qui i servizi segreti avevano detto il giorno dell'invasione è il 16. Vedremo, se succede si salvi chi può, mettetevi short, turatevi il naso, pregate per la popolazione ucraina e portatevi a casa un po' di guadagni. Ci sta, insomma, ci sta tutto Eugenio, è notizia che proprio è arrivata poco fa, quindi insomma non possiamo per ora che riportarle e osservare come reagisce il mercato. Grazie come sempre, seguite Eugenio su investimentivincenti.it. Dimmi.
No, solo un'ultima cosa, che ricordiamoci che per anni è stata rispettata la tregua olimpica, nelle 2 settimane delle Olimpiadi in genere non vengono aperti conflitti. Io spero che almeno questo buon gusto la Russia ce l'abbia. Interessante anche questo. Rispettare la tregua olimpica, che è una tregua tra le varie diplomazie. Certo. Grazie Eugenio, alla prossima. Ciao Giacomo.